Ciao guerrieri di luce, oggi vi voglio parlare dell'importanza di scoprire qual è il nostro progetto divino, la nostra missione nel mondo. Nella visione sciamanica ognuno di noi ha un progetto da portare a compimento lungo il percorso della sua vita e per questo motivo è stato dotato di talenti speciali che gli permettono di portare a compimento questa missione con estrema naturalezza e senza alcuno sforzo. La cosa più importante è che svolgere il proprio compito, la propria missione divina, ci rende delle persone felici, delle persone soddisfatte e realizzate, ci dà la possibilità di esprimere appieno tutto il nostro potenziale e i nostri talenti. Ora, se ci guardiamo intorno, ci rendiamo subito conto che la maggior parte delle persone non sta svolgendo la propria missione nel mondo, perché purtroppo il mondo è pieno di persone insoddisfatte, di persone che non si sentono realizzate, che quindi sono infelici. Questo è del tutto normale perché fin dal momento in cui noi nasciamo e quindi veniamo in questo mondo, subiamo una sorta di lavaggio del cervello, dai genitori, dalla scuola, dalla società, che ci dicono loro che cosa noi dovremmo fare, che cosa noi dovremmo essere. E questo ci fa perdere completamente il contatto con noi stessi e quindi con la nostra missione nel mondo. Voglio precisare che il progetto divino o la missione nel mondo non deve essere qualcosa di estremamente elaborato, può essere anche qualcosa di molto semplice, come magari diventare genitore e occuparsi dei propri figli, oppure di scegliere un determinato tipo di lavoro, o di occuparsi di volontariato per le persone che hanno bisogno di aiuto o magari per gli animali. Ognuno ha la sua personale ed unica missione. Ma come si fa a capire qual è la nostra missione nel mondo? Qual è il nostro progetto divino? Innanzitutto, svolgere il nostro progetto divino ci fa sentire felici, ci fa stare bene, ci fa sentire realizzati. E questo è il primo segnale che ci fa capire che siamo nella direzione giusta. Un'altra cosa particolare è che quando noi siamo nella strada giusta è come se tutto l'universo si mettesse all'opera per agevolarci, per aprirci ogni porta e quindi seguire la propria missione nel mondo porta solitamente a ricevere anche molti aiuti dall'esterno, aiuti a volte insperati. Per prendere consapevolezza di qual è il nostro progetto divino non bisogna però affidarci alla ragione, perché questo potrebbe inevitabilmente condurci nuovamente fuori strada. Tutte le questioni legate al profitto, al calcolo e all'interesse dovrebbero essere lasciate fuori da questa presa di consapevolezza. È probabile che molti di voi non stiano seguendo il loro progetto divino perché non viene considerato abbastanza prestigioso dalla vostra famiglia o dal vostro partner. Ovviamente seguire la propria missione nel mondo implica essere delle persone coraggiose e quindi andare a volte anche contro tutto e tutti. Ovviamente questo è faticoso, ma vi garantisco che vi porterà un grandissimo appagamento perché alla fine quello che ne ricaverete sarà la vostra piena realizzazione come individui. Se siete ancora molto confusi su quale potrebbe essere il vostro progetto divino, vi consiglio di fare un viaggio sciamanico e di andare nel mondo superiore ad incontrare il vostro maestro spirituale. Questa è la guida più adatta per aiutarvi a comprendere qual è la vostra missione nel mondo. Chiedete quindi al vostro maestro spirituale, una volta che riuscirete a entrare in contatto con lui o con lei, qual è il vostro progetto divino e come potete fare per riuscire a realizzarlo appieno. Il maestro spirituale potrebbe rispondervi verbalmente, telepaticamente oppure attraverso dei simboli o delle immagini. Se magari la prima volta che fate questa esperienza estatica non riuscite ad avere un messaggio chiaro, non arrendetevi, continuate ad effettuare costantemente dei viaggi sciamanici finché la rivelazione non sarà chiara per voi. Un'altra modalità per comprendere quale possa essere il nostro progetto divino è quello di meditare. E quindi in uno stato di meditazione, portando l'attenzione sul cuore, chiediamo al nostro sé superiore di comunicarci a suo modo qual è il nostro progetto divino.
Anche in questo caso è probabile che noi dovremmo fare molte meditazioni prima di prenderne consapevolezza. Bene, per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video, fammelo sapere con un like e iscrivendoti al mio canale. Ciao!